A GSM Verona e Firenze si affrontano sul sintetico di Via Sogare nel posticipo domenicale della quinta giornata di ritorno di Serie A. Mister Longega non può disporre di Ramera e Mason, in campo Silvia Toselli e Martina Gelmetti. Sauro Fattori invece deve rinunciare al portierone giapponese Matsubayashi e all'infortunata di lungo corso Guagni. Le gialloblu spingono subito in avanti e ci provano con Gelmetti che si fa deviare il pallone in angolo da Fusini. Occasionissima fallita da Melania Gabbiadini che, lanciata da Salvai, si presenta in velocità in area, ma la sua fucilata termina incredibilmente a lato. Verona in vantaggio al 20°, Gelmetti si guadagna un calcio di punizioni sul limite, si incarica della battuta l'italo-canadese Alissa Lagonia che piazza la sfera in fondo alla rete. Il Firenze fallisce l'opportunità del pareggio al 15° della ripresa. Salvatore Rinaldi cerca il velo, Ostrom smanaccia, Orlandi da due passi carica la conclusione ma Squizzato allontana. Le viola rimangono in 10 per l'espulsione di Binazzi per doppia ammonizione e le gialloblu potrebbero subito approfittarne con Gelmetti che spedisce a lato e Napoli, che ha ricevuta la palla da Toselli, chiama Leoni al miracolo. Il raddoppio scaligero è nell'aria e si materializza al 26° con Maria Carson che inzucca a rete il pallone crossato da Lagonia. Il tris giunge 4 minuti più tardi con capitan Gabbiadini che approfitta di un retropassaggio errato e dal vertice destro dell'area insacca sull'uscita di Leoni. Nei minuti di recupero il direttore di gara assegna un calcio di rigore generoso al Firenze, ma Hoekstrom si supera andando a deviare la conclusione dagli 11 metri di Salvatore Rinaldi. A GSM Verona, pur senza brillare, vince per 3-0 ed ora guarda al derby veronese con il Valpolicella in programma sabato prossimo.